Sì, beh, prima di tutto benvenuti, grazie, grazie anche agli studenti che sono qui con noi e che hanno resistito fino adesso, confrontandoci su queste riflessioni che sono senz'altro complesse e che richiedono uno sforzo da parte di tutti di condivisione e di studio. Cioè, parlare di diagnosi, fare una diagnosi, penso che sia un compito complesso, come ho detto. Noi come cellula siamo arrivati a questo appuntamento cogliendo una necessità di un cittadino, di un mio cittadino, un cittadino di Car, che è arrivato, mi ha chiesto un colloquio e mi ha detto: ma scusa, io vorrei fare la casa ipogea. Già che ho dovuto capire cosa volesse dire, perché poi la domanda è stata, la risposta è stata perché no. Ma confrontandoci con questa sfida abbiamo capito che c'era la necessità di verificare norme, di apportargli eventualmente delle modifiche. Mi sono confrontato con il CELVA e abbiamo iniziato questa collaborazione tra di noi. È una prima collaborazione sulla casa in Valle d'Aosta. Noi prevediamo altri appuntamenti che devono essere sistemici. C'è la casa, c'è la pianificazione del territorio, c'è l'edilizia privata, c'è l'edilizia pubblica. Perché ci rendiamo conto che solo con un approccio sistemico si può affrontare il tema così complesso. Oggi ci proponiamo qui in tutta umiltà, siamo qui per ascoltare e per porre alcuni elementi di discussione. C'è una carta di intenti che sta girando tra gli ordini professionali dove vengono affrontate diverse tipologie. Noi partiamo appunto dal bisogno dei cittadini, dal bisogno di realizzare qualcosa sul nostro territorio che deve rispettare delle regole. Ecco, questo è il progetto al centro della riflessione. Però le regole dobbiamo comunque condividerle. Io vengo da ieri sera da una discussione con la mia commissione edilizia che mi ha posto sul tavolo un problema sulla pendenza dei tetti. E anche lì ce n'è, come tutte le altre regole che determinano determinate tipologie di costruzione, c'è un'evoluzione, c'è una riflessione da fare. Ma questa riflessione da fare, per noi sarebbe comodo trovare come amministratori comunali una scappatoia. Molto semplice, non siamo noi i legislatori, possiamo portare sul tavolo dei legislatori queste esigenze e poi ci pensino loro. Beh, penso che questo sia il classico modo di affrontare la semplificazione in Italia. Vogliamo sempre che ci sia qualcun altro a semplificare per noi. E quindi è mettere sul tavolo di qualcun altro i problemi che magari possiamo, non che magari, che nella nostra competenza, per esempio, i regolamenti comunali possono essere oggetto di revisione, con ovviamente la dirigenza, i funzionari regionali, che anche loro, come noi, si trovano a dover gestire delle norme. Poi noi chiediamo loro che queste norme siano a geometria variabile. Beh, forse è il caso invece di modificarle le norme, perché se no si cade nella soggettività, nell'interpretazione di ognuno di noi. Il famoso nel campo dell'architettura mi piace, è bello, è brutto. Ma io sono quello che mi è piaciuto
di stamattina è che ho visto dietro tutte queste opere di ingegno, di intellettuali che si confrontano con il nostro territorio, delle cose interessanti, positive, e mi sono chiesto, ma che norme ci sono? Che norme hanno dato la possibilità di raggiungere questi risultati? Perché questo è un tema. Quindi quello che vi posso dire io è questo, no? Noi cercheremo già, noi abbiamo amministratori, abbiamo una sfida in questi anni, per chi noi ci confrontiamo con la nuova organizzazione degli enti locali, la costituzione di uffici unici tra comuni. Una delle competenze è l'ufficio unico, l'ufficio tecnico. Bene, l'ufficio tecnico, edilizia privata, si deve confrontare quando va bene con tre commissioni edilizie, dipende dal numero di comuni, eh. Noi abbiamo degli ambiti che hanno sei comuni, composti da sei comuni, sei regolamenti edilizi e probabilmente sei commissioni edilizie. Qualcuno mi dice, sì, ma c'è il regolamento tipo, forse non lo conoscete meglio voi di me, i regolamenti tipo sono tipo per il comune A, B, C, D, E, F, G, cioè ognuno cerca di modificare o di apportare alcune cose. La sfida è, mettiamoci assieme, verifichiamo gli strumenti urbanistici, i regolamenti e cerchiamo di uniformarli. Quindi anche un salto di programmazione su un territorio più vasto del singolo comune, con delle problematiche urbanistiche di pianificazione, ma questo sarà un oggetto di un altro confronto più vasto del singolo comune, che possono comprendere le unità come l'intera regione. E su questo tema, sulla pianificazione, ecco, noi non siamo una controparte, non ci sentiamo una controparte, noi siamo una parte attiva sulla pianificazione, sul confronto con gli utenti e con i funzionari. Perché, ecco, quello che mi piace ricordare è che sia la politica, ecco, noi oggi cerchiamo di fare politica nel senso di parlare di argomenti. La politica è composta da politica e burocrazia, ma nel senso, parliamo una volta in positivo, perché delle negatività le conosciamo tutti, ma sono degli strumenti per dare delle risposte ai cittadini. Questo non dobbiamo dimenticarcelo, perché gli azionisti di riferimento del nostro agire sono i cittadini, sia del burocrate che del politico. Quindi questo, noi oggi vogliamo cominciare questo percorso non facile, ma vogliamo uscire da quegli stereotipi alla sovrintendenza, all'urbanistica, al regolamento, alla commissione edilizia. Insomma, cerchiamo, forse è il momento di cominciare a ricostruire alcune modalità di rapporto che si sono sfilacciate nel tempo. Non mi interessa di trovare un colpevole. Se continuo ad avere gli occhi qua dietro, non guardo la prospettiva, non guardo la modernità, non guardo le soluzioni innovative che ci possono essere, che possono rendere più facile, più agevole la vita dei nostri cittadini, che è quello che interessa a noi e interessa agli architetti, ai geometri, ai collegi, ai professionisti, agli artigiani, all'edilizia, di riuscire a dare delle risposte. Questo è un modello che noi cercheremo. Abbiamo questa carta di intenti che affronta la normativa, il PTP, i regolamenti, la nuova organizzazione degli enti locali, i PUD. Sono vari gli argomenti da approfondire, che noi ringraziamo già gli ordini professionali per lo sforzo e i nostri
con i nostri collaboratori degli uffici tecnici dello sforzo che si sta facendo. Io penso di cogliere, siamo qui appunto per cogliere quello che è stato scaturisce da questa giornata, da questa di riflessione. Come dicevo prima, in umiltà cerchiamo di, e quello che abbiamo capito è che dobbiamo cominciare da noi comuni a ragionare su questi temi con una collaborazione di tutti. Ecco, questo era quello che vi volevo dire, sono messaggi molto semplici, a volte anche banali, ma che bisogna cominciare a mettere in pratica. Grazie. Grazie a Gian Barocco.